parlo di quello che ho scoperto. Allora, se non sapete di cosa stiamo parlando, l'archeologia psichica è la capacità, anche attraverso l'ampliamento dei nostri sensi, nella sensitività di una medium, di andare a captare quindi la storia attraverso sensazioni, visioni di un qualunque oggetto o persona cui entra in contatto, come per esempio anche attraverso dei testimoni naturali, come per esempio toccando una fotografia, oppure, come è stato per me, un sasso, cosa che comunque non mi è nuova, come avrete visto, perché in ogni caso io già comunico in maniera volontaria con i maestri, con la dea, eccetera eccetera. Quindi, oltre al channeling, proprio una comunicazione già di per sé io l'ho attiva. Va bene, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del sole e di una cosa che io avevo scritto da qualche parte nel mio grimorio, pensavo di averla scritta anche nel nostro libro, il manuale di stregoneria di luce, eppure non si trova. Non importa, mi ricordo che l'avevo scritta, era da tanti anni che l'avevo scritta e parlava, mi ricordo solo il titolo in realtà, ma tutto il resto ora finalmente l'ho compreso. Il sole come stazione interplanetaria. E io in tutti questi anni mi sono chiesta, ma in che senso? Ora vi condividerò essenzialmente tutto quello che ho visto. Ora ho capito in che senso, ora ho capito tante cose riguardo al sole. Allora, innanzitutto, la prima cosa che ho visto è che io andavo verso il sole, con le mani protese. E ad un certo punto vedevo questo. Allora, questo è, diciamo che è il sole, ok? Lì sembra più rotondo che qua, è la lavagna, ma va bene lo stesso. Allora, ho visto un disco volante, ok? Questo è il sole, va bene, renderlo quanto più sole possibile, tanto per rendere l'idea, ok? Perdonatemi. E poi ho visto questo, cercherò di farlo vedere al meglio, si vede leggermente di più. Allora, la nave arrivava ovviamente nascosta nella sua protezione invisibile. Come sapete, appunto, le navi si muniscono di protezione per appunto non farsi vedere. Quando si trovano nel campo magnetico del sole, diciamo tra virgolette vicino al sole, ok, dal nostro punto di vista, la loro barriera, che comunque è fatta da magnetismo, viene meno contagiata e influenzata da quella solare, che naturalmente è più potente. Quindi è come se poniamo l'idea dell'interferenza magnetica. Ho visto che il sole apre dei portali. Il sole apre dei portali a comando, utilizzando il plasma. Non lo fa a caso, ok? Quindi anche tutte le varie esplosioni di massa coronale che fuoriescono dal sole non sono a caso, non sono pericolose, c'è un motivo per tutto. E il motivo per questo è che questi portali che vengono aperti attraverso il sole permettono alle navi di attraversarlo. In realtà le navi non ne attraversano il sole, ma appunto attraversano i portali formati sul plasma che viene, come dire, espanso da esso. E come dicevo, mi hanno proprio mostrato che praticamente crea dei veri e propri piccoli buchi neri, che sono dei portali, che però si chiudono, si richiudono attraverso sempre il calore emanato dal sole. Come fanno? Io ho visto anche all'interno delle navi proverò a spiegarmi, ragazzi, cercate di apprezzare il mio sforzo. Nell'anticamera di quella che sarebbe la cabina di pilotaggio, ok, io ho visto un'area, una zona molto grande dove appunto, non so, saranno stati 4 metri per 4, dove c'era una una specie di lastra molto spessa di... Adesso mi sento il profeta Ezechiele quando cercava di spiegare che aveva visto una nave spaziale e l'unico modo per farlo era paragonarlo a teste di tori, eccetera. Vabbè, ho visto una lastra, diciamo così, fatta in questo modo, una specie di ottagono che veniva praticamente come un cono, si restringeva da una parte, come se appunto fosse, ve lo metto di qua, vediamo se riesco a spiegarmi, ok? Una cosa del genere, ok? Abbiate pazienza. Magari sarà la lezione meno professionale, però sto cercando di spiegare una cosa che non mi ricordo come anima e che la sto riapprendendo adesso. Allora, il punto è che questa lastra di silicio rifrangeva il plasma emanato dal Sole, che come ho detto non era emanato a caso, ma reagiva al suo impulso, che è come se rifrangesse lo stesso plasma, inviando informazioni come se fossero scritte in esso, come se fosse una specie di rete informatica, esattamente così, come se fosse una rete informatica, il plasma stesso, nel quale appunto era iscritto il codice per attivare l'apertura del portale. Ok, come se fosse una richiesta. E la cosa assurda, poi vi spiegherò anche il perché la cosa mi sconvolge tanto, perché mi sconvolge tanto, perché mi spiega tantissime altre cose, che comunque avevo capito ma non così tanto bene. Ok, questo affare, io l'ho visto ovviamente che era trasparente, non so cosa dirvi di più, che il plasma aveva, non lo so, delle luminescenze sull'azzurro, come una specie di opale, era naturalmente luce e si vedeva, perché comunque si vedeva attraverso questa lastra e naturalmente questo era sempre tutto all'interno della nave. Che cos'è il Sole in realtà? Questo è il punto, la cosa che più riuscirò a spiegarvi. Il Sole effettivamente è il Dio, Ra, perché all'interno del Sole, come tutti noi pagani sappiamo, vi è l'anima, lo spirito del Dio. E fin qua l'ho rivisto di nuovo e siamo a posto. Tra le sue funzionalità come corpo, corpo Sole, abbiamo appunto quella di, assurdo quanto ovvio, ottemperare alle richieste di attrazione e repulsione. Vi dice qualcosa? La legge dell'attrazione accade a causa del Sole. Cercherò di spiegarmi meglio con altri esempi. Quando si dice nella luce si entra nel regno di Dio, quando si dice che ne so, andare verso la luce quando muori, oppure quando si è in astrale si va attraverso le dimensioni, anche da anima naturalmente, ok? Non soltanto come corpo mentale proiettato nel viaggio astrale. Tutto questo è perché si passa attraverso di esso, non perché si va dentro al Sole, che è dentro al Sole il tutto, ma perché il Sole, il Dio, crea i portali. Portali che una tecnologia avanzata come quella presente naturalmente nelle navi, o meglio in chi le guida e le abita naturalmente, loro ecco sanno bene come sfruttare e adoperare la volontà del pensiero sia dentro di sé, quindi a livello loro mentale come corpo, perché non sono soltanto spiriti, maestri superiori, anche loro hanno un corpo naturalmente, però non su questo piano, su un piano più elevato. Se avrete poi domande scrivetemi tutto quello che volete, tanto se c'è qualcosa che ancora, a cui ancora non so rispondere ve lo dico, semplicemente non ci sono problemi. Stiamo crescendo, comunque ognuno ha la sua strada e dunque anch'io mi sto immergendo su questo campo. Quindi naturalmente immagino che tra un po' di tempo questa stessa cosa riuscirò a spiegarvela in modo molto più semplice, in modo più anche immediato e con più dettagli. Comunque la cosa sostanziale è che la nave viene risucchiata all'interno e sparisce, perché va a ritrovarsi in un'altra dimensione, quindi crea portali tra le dimensioni, ok? Questo significa tra le dimensioni intese come pianeti e dunque piani di evoluzione, perché le due cose non sono slegate naturalmente. Come per esempio basti pensare a Gaia. Gaia è in una quarta dimensione adesso, sta andando dalla terza alla quinta. Altri pianeti hanno una loro vibrazione, un loro piano dimensionale in cui sono al momento, semplicemente perché ognuno ha il suo punto evolutivo nel presente. Noi, a modo nostro, come esseri umani, qui sulla Terra, e anche comunque gli astri, i pianeti, eccetera. È normale. Basti pensare che comunque il Sole è l'entità che noi appunto definiamo Dio, e lo è. Lui governa ogni cosa, e anche qui sulla Terra questa sua capacità, diciamo così, questa sua funzione viene messa in atto in tanti fronti, come per esempio avrete sentito parlare della sun gazing, quella pratica nella quale appunto una persona impara piano piano, stando bene attento anche a certi orari e soprattutto andando prima a focalizzarsi al tramonto e i primi raggi del sole, guardandoli direttamente con gli occhi, ad un certo punto sempre mettendoci sempre più tempo. All'inizio sono pochi istanti, perché naturalmente sennò si va a danneggiare la retina, ovviamente lo sapete che acceca guardare con l'occhio nudo il sole. Questa pratica fa in modo di attivare dentro di noi delle zone dormienti del nostro cervello, ovvero le capacità spirituali. Perché? Questo ce lo spiega questa cosa che appunto ho ricompreso, come dicono i maestri. Perché il sole apre portali alla coscienza, il sole apre portali alle dimensioni, siamo lì. Quindi se noi entriamo in contatto, è come costruire un rapporto dunque, sotto questa luce. Scusatemi il gioco di parole, però effettivamente si tratta di questo, sotto questa nuova comprensione di quello che è il sole e di quello che lui fa, come se fosse un suo carattere, una sua caratteristica, una sua capacità. Si può ben intendere anche il sun gazing, perché noi entriamo dunque costruendo un rapporto in contatto con lui, aumentiamo, nutriamo il contatto con lui e con questa sua capacità, mettendoci noi disponibili e in grado di recepire, appunto ricevere questo suo dono. Ci mettiamo in contatto con lui e dunque con le sue capacità spirituali.